Per gestire la sicurezza nei locali sarà indispensabile frequentare una scuola. I corsi sono appena iniziati. L'inviato è Massimo Mignanelli. La figura del buttafuori della sicurezza secondo me è fondamentale, soprattutto noi ragazze quando usciamo da sole danno sicurezza. Finora venivano chiamati buttafuori, fisico imponente, si occupano della sicurezza dei locali notturni. Ora, in virtù di un decreto del Ministero degli Interni del 2009 sulla sicurezza pubblica, nasce una nuova figura, più professionale e preparata ad ogni eventualità, con tanto di iscrizione ad un albo della prefettura. Il corso è articolato in 90 ore con l'antincendio, il primo soccorso, ma soprattutto la gestione di quelle situazioni di criticità, soprattutto date dall'effetto dell'alcol. Siamo al CAPAC, Politecnico del Commercio di Milano. Tra le lezioni più importanti c'è quella sulle nozioni di primo soccorso. Cosa fare nel momento in cui c'è qualcuno che non si sente bene e soprattutto cosa non fare loro e cosa non far fare alle persone che sono nei dintorni, fino alla rianimazione cardiopolmonare. I buttafuori, oggi steward o addetti alla sicurezza, seguono il corso con molta attenzione. Insegnano come gestire situazioni critiche. Questo ci dà la possibilità per fare il nostro lavoro con tranquillità. Abbiamo imparato delle leggi, delle cose come trattare, come collaborare con la polizia. Gli stessi imprenditori della notte, rappresentati dal SILB, sono impegnati a garantire un divertimento sempre più sereno a chi ama ballare. Se negli anni 80 le discoteche hanno venduto il fashion, la moda, negli anni 90 hanno venduto la trasgressione, oggi, nel nuovo millennio, la società ci richiede la sicurezza.